quelle pagine in bianco e nero dei quotidiani di tutta Italia ad oggi sono trascorsi 40 anni. Titoli e fiumi di articoli che hanno raccontato di una festa trasformatasi in tragedia. San Benedetto non ha mai dimenticato quel dramma che ha segnato per sempre nel profondo l'intera città e la tifoseria rossoblù. Era il 7 giugno del 1981, la San Benedettese ospitava il Matera nell'ultima giornata del campionato di Serie C1 che avrebbe segnato la promozione in B. L'incontro si giocava allo stadio Fratelli Ballarin in un attimo, quel rogo che devastò la curva sud proprio mentre stava per iniziare la partita. Carla Bisiri e Maria Teresa Napoleoni morirono ustionate e rimasero seriamente ferite quasi un centinaio di persone, di cui 13 gravi, comprese le due vittime. Nel 40° anniversario il sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, ha simbolicamente aperto di nuovo i cancelli di accesso dell'area dell'ex stadio parzialmente riqualificata. Una mattinata di grande commozione in cui è stato scoperto il murales dedicato a Carla e Maria Teresa. Ci abbiamo messo le mani, è solo un piccolo passo, chiaramente lo vedrete, l'avete già visto, però ci tenevamo a farlo perché riteniamo quest'area fondamentale per lo sviluppo turistico della nostra città. Avevamo dato agli uffici una data nella speranza che questa data potesse poi dopo essere in qualche modo onorata. Era quella del 40° di quella giornata che fu per questa città una tragedia. Quindi io per primo devo salutare, qui veramente la commozione è tanta, i parenti di Carla e di Maria Teresa. Qui a fianco a me c'è il papà di Carla. Io vi ringrazio a tutti. Purtroppo io ho 40 anni di dolore, perché per me è finita quel giorno la vita mia. Non l'ho conosciuta personalmente perché sono nata subito dopo la morte di Maria Teresa. Però sono cresciuta in quella casa con mia zia, con il papà di Maria Teresa. Io sono cresciuta con il ricordo. Ho anche avuto tante cose di Maria Teresa. Mia zia proprio gli faceva piacere darmi i suoi vestiti, i suoi ricordi. È stato un po' come se la figlia avesse continuato a vivere lì con loro. È intervenuto anche Maurizio Simonato, ex rossoblù in squadra quel giorno di 40 anni fa, che ha letto i passi finali del suo libro Il nostro Ballarin, gli anni più belli del mio calcio.